cosa ho ricevuto in 2 settimane come beauty content creator. Partiamo subito da questa perché ancora non ci credo, è surreale. Sto parlando della nuova collezione di Huda Beauty. Questo è il mio primo pacco di Huda e non potete capire quanto pianto. Oltre a questa pochette, appunto, abbiamo tutta la collezione, tra cui l'Icy Nude Palette, che è anche l'ultima grande che farà a detta sua. Cioè, guardate la bellezza, io veramente ho versato tutte le lacrime che avevo in corpo quando l'ho vista. Poi nella collezione sempre abbiamo anche l'illuminante, queste sui toni rosati. Sono 3 nuovissime colorazioni dei faux filler e questi sono shimmer. Poi altri 2 blush filter e questi devo dire sono molto scuri. All'interno c'era anche questo copricapo bellissimo, molto stile russa. Che dire, con questo pacco sono morta. Da Wet n Wild ho ricevuto questa box stupenda con i nuovi Bare Focus Skin Tint, già provati, come vedete ne mancano 2, sono fantastici. Maybelline ci delizia con questo pacco molto stile fast food. Infatti al suo interno abbiamo le nuovissime lifter liner, queste sembrano proprio a mo' di patatine, in combo i lifter gloss amatissimi. Poi da Absurd ho ricevuto questa crema alla vitamina C illuminante. Da Pix invece, sempre per i suoi 25 anni, ho ricevuto questa box bellissima. È la prima volta che mandano una box non in cartone, quindi stupenda. E poi ha anche dei dettagli in velluto, con all'interno il loro famosissimo Glow Tonic. Poi da It Cosmetics ho ricevuto la loro In Confidence Gel Cream, in combo con la loro CC Natural Matte. Invece da Biotherm ho ricevuto questa carinissima pochette, con all'interno il loro fantastico, amatissimo, io veramente ormai non ne posso più fare a meno, il Life Plankton, il siero di punta della linea. Da Clio Makeup invece il suo nuovissimo Death Mascara. Poi altro brand pazzesco, Anastasia Beverly Hills, che mi ha omaggiata della skin tint, di una palettina stupenda, 3 matite labbra, 2 matite sopracciglia e anche i loro nuovissimi blush. Il primo pacco che straborda è questo qua, pieno zeppo di prodotti Lila Cosmetics. Letteralmente mi hanno mandato tutto ciò che serve per fare una full face. Senza parole. Da L'Oreal invece ho ricevuto questa agenda stupenda con i loro 3 mascara di punta. Poi da Livelai Milano ho ricevuto un rifornimento di prodotti Mulac, io esco pazza, tra cui le Lip Master, il Liquid Soul, insomma di tutto, davvero senza parole. Da She Glam invece, dalla linea Air, la nuovissima linea, ho ricevuto questo ferro automatico per fare i boccoli, quindi ovviamente lo proveremo insieme, in combo con questo olio termoprotettore per capelli. Ma non è finita qui, perché sempre She Glam mi ha anche inviato una scorta dei loro famosissimi e viralissimi fondotinta opachi. Invece dall'evento di NYX mi hanno inviato una scorta dei loro prodotti, soprattutto per Halloween, di tutte le loro palette di colori grassi, scorta di eyeliner, loro famosissimo, smalti di Essie e anche lip gloss. Questo è tutto, voi fatemi sapere cosa ne pensate e con quale brand vorreste collaborare.